per amor di patria non si è guardato in maltempo e gli onori militari ai caduti di guerra si sono fatti lo stesso. Con questo si sono concluse le celebrazioni del 69° anniversario della firma dell'armistizio di Cassibile. La cerimonia, a causa delle avverse condizioni climatiche, si è svolta all'interno della scuola elementare Falcone Borsellino. La giornata del 3 settembre è stata molto intensa e carica di ricordi. In tanti, nonostante il maltempo, sono accorsi per assistere alle manifestazioni. La cerimonia di commemorazione sulle note del silenzio suonate dalla banda musicale Città di Siracusa è stata molto toccante. Viva commozione negli animi dei presenti, dai più giovani agli anziani, che hanno rivissuto per qualche attimo quei giorni intensi. Si osserva un minuto di raccoglimento per i caduti di tutte le guerre. Per dare voce a questa consapevolezza e superare il disagio che emerge dal divario fra il progetto e la realtà, siamo invitati a guardare Cristo che nella sua croce ha stabilito il patto universale di riconciliazione e di pace. In lui primogenito, tra molti fratelli, si infrangono le catene di ogni... La benedizione di Dio Onnipotente scenda su ognuno di voi, sulle vostre famiglie, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito. Le autorità militari, civili e religiose hanno reso omaggio alla memoria di tutti i caduti del secondo conflitto mondiale, con particolare riferimento al sacrificio di tutti i soldati e i marinai siracusani che hanno immolato la loro giovane vita per la patria. Affettuosamente detto dai parenti di Alonso. Quindi un mio vicino di casa, a lui penso anche tutti i ragazzini. Alla cerimonia erano presenti il vice sindaco Concetto La Bianca in rappresentanza del comune di Siracusa, il sindaco di Canicattini Bagni Paolo Menta, il consigliere comunale Paolo Romano, il presidente della commissione cultura, consigliere Piero Maltese, il dirigente dell'assessorato regionale al turismo Gaetano Amenta, l'assessore ai lavori pubblici del comune di Avola Massimo Grande, il presidente della circoscrizione di Cassibile, Daniele Tiralongo, i rappresentanti dell'associazione culturale Cachi Paris in Lampadoria, i giovani del gruppo Fratres, donatori di sangue di Cassibile, e Simone Parasiliti Rantone dell'associazione L'Isola che c'è. Per il 62° Reggimento Battaglione Sicilia della Brigata Aosta e il Tenente Presi. Per il Comando Generale della Guardia.
maresciallo aiutante Antonino Ignazio. Il sindaco dottor Parlamento. Hanno partecipato vivamente anche la Marina Militare degli Stati Uniti con il suo capitano di frigata Jeffrey Bass, l'esercito italiano di Catania, la Guardia di Finanza di Siracusa, la Polizia di Stato di Siracusa, la Polizia Municipale di Siracusa e i Carabinieri di Cassibile. Il rappresentante della Marina degli Stati Uniti, il capitano di frigata Jeffrey Bass, consegna vice sindaco di Siracusa. Per il centro documentale di... Le celebrazioni del 69° anniversario dalla firma dell'armistizio si sono concluse il 3 settembre 2012 e con esse anche la mostra dedicata a Massimo Palmieri, Memorie, Immagini e Gocce d'Arte. L'appuntamento è rimandato al prossimo anno per la celebrazione del 70° anniversario, dove le associazioni Cachiparis e Lambadoria si stanno preparando per un evento più lungo che potrebbe avere inizio già nel mese di giugno 2013 per poi svilupparsi nei mesi di agosto e settembre. Appuntamenti che gli appassionati di storia non potranno certamente mancare. Associazione Fratres Signor Seminario. Grazie. Il Consiglio di Quartiere, Signor Daniele Tiralonga. L'obiettivo è quello di richiamare nel territorio un mondo che gira attorno a questi eventi storici, così come avviene in altri posti, dove la Seconda Guerra Mondiale ha lasciato il segno. La traccia principale se la merita Cassibile, perché con la firma dell'armistizio ci fu un cambio radicale degli asset a livello internazionale.